Sono stati 896 teramani morti di Covid in 3 anni, una vera e propria strage, un tributo doloroso che la provincia ha pagato al coronavirus. A loro, ma anche a tutti quelli che sono stati in prima linea contro il virus, sia nei reparti, sia nei centri vaccinali, sia nelle assistenze domiciliari, l'ASL di Teramo ha voluto dedicare una cerimonia nell'atrio del terzo lotto dell'ospedale Mazzini. Speriamo che il sacrificio di queste persone sia da monito e ci insegni a far sì che nei prossimi anni possiamo meglio organizzarci nelle eventualità in cui insorgano pandemie del genere e possiamo, come possiamo dire, impegnarci sempre di più a dare una sanità migliore, una sanità globale a tutti i nostri cittadini e anche in ricordo di coloro che hanno dato la loro vita per questa storia brutta che spero rimanga un ricordo per tutti. Tralasciando le difficoltà, la drammaticità del Covid, possiamo dire che la ASL di Teramo è migliorata? Beh, io sono convinto che abbiamo migliorato. Certo, i problemi ci sono e siamo qui per lavorare e per dare sempre una sanità migliore a questo territorio. Io lo ribadisco sempre. E proprio in questa importante giornata dedicata al ricordo, il direttore generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha voluto annunciare il via libera definitivo all'assunzione a tempo indeterminato di 90 infermieri. Si tratta del cosiddetto concorsone per infermieri, per cui avevano presentato domande in 5.005 candidati e la cui prova unica si era svolta con strumenti informatici e digitali a Roma il 24 novembre del 2021. Visto l'andamento che ha avuto il processo amministrativo, abbiamo ritenuto opportuno provvedere all'assunzione. Un'aspettativa che è durata un anno, però alla fine le professionalità degli operatori che hanno lavorato presso l'ASL per portare avanti questi concorsi ha dimostrato il buon operato dei nostri uffici e quindi sono orgoglioso di poter iniziare tutte le procedure nell'immediatezza per l'assunzione di queste persone vincitrici di concorso.